Amici dei Senza Giacca e della pancia del tifoso, siamo arrivati all'epilogo di questo campionato di Serie A 2023-2024, che si è concluso con il pareggio a reti bianche, per riprendere un famoso modo di dire del grande Ezio Luzzi quando ancora era in attività in tutto il calcio, minuto per minuto. Si è chiuso quindi questo campionato. Poco da dire su una partita che aveva probabilmente poco da dire, quantomeno per noi, forse più per il Napoli, che cercava ancora qualche punto per centrare ancora un ingresso in Europa, in Conference League, ma purtroppo non è riuscito. Dopo 14 anni il Napoli non parteciperà a nessuna competizione europea. Il Napoli forse ha avuto le occasioni migliori con due Lenni, il Lecce anche ha avuto le sue occasioni con Piccoli, con Oden, però alla fine forse 0-0 è il risultato più giusto di questa partita. Come dicevamo, siamo arrivati all'epilogo di questo campionato che, per quanto riguarda le tinte giallorosse, sorride più che mai, perché il Lecce ha centrato la salvezza con due giornate di anticipo, tre partite effettive ancora da giocare. E si è completato l'ennesimo miracolo sportivo di questa società dell'area tecnica, che ancora una volta con dei fondi minimi rispetto alle altre squadre, con il monte ingaggi più basso della Serie A, con la squadra più giovane della Serie A, è riuscito in questa meravigliosa impresa, creando probabilmente anche tantissime plusvalenze come solo il buon Pantaleo Corvino sa fare. E quindi non possiamo che essere assolutamente entusiasti di quanto successo, sperando che pian piano si possa riuscire anche magari ad alzare sicuramente l'asticella, ma la salvezza tranquilla come questa, possiamo dirlo. Rimane il nostro obiettivo, no? Il nostro scudetto. Campionato che era iniziato benissimo. Ricordiamo che all'inizio il Lecce, dopo le prime 4-5 giornate, era lì su, tant'è che giocavamo e scherzavamo con il vino della Champions. Sapevamo che sarebbe arrivato il momento triste, che è ovviamente arrivato, forse più triste di quello che pensavamo, che poi è coinciso, è finito con il Fatal Verona, con quel Lecce Verona, la famosa testata di D'Aversa, e l'arrivo di Gotti, che ha riportato poi un entusiasmo, una tranquillità, un'energia a questa squadra, che poi è riuscita già da subito, con la vittoria in trasferta a Salerno, a rimettersi sui binari giusti e centrare in maniera tranquilla la salvezza. Bisogna ovviamente ringraziare sicuramente Mister D'Aversa, perché tantissimi di quei punti sono stati merito suo, di un Lecce che nella primissima parte della stagione aveva fatto benissimo. Poi c'è stato un calo che forse non si è saputo gestire ed è diventato sempre più critico. Per fortuna Mister Gotti è riuscito a riportare la serenità in un gruppo che aveva perso un po' la bussola. Ora speriamo che Mister Gotti possa restare come suo diritto per il contratto in essere un altro anno, perché ovviamente siamo felicissimi di quanto è riuscito a fare, e siamo proprio innamorati anche della persona, perché Gotti si è dimostrato essere una persona rara, rara nel calcio. Una altrettanto rara ha deciso di lasciare la panchina, che è Mister Claudio Ranieri. Forse qualcosa di Ranieri si può trovare in Mister Gotti. Che dire, finito questo campionato, finiscono questi video, ma rimanete, continuate a seguire i Senza Giacca, perché all'inizio degli europei ci sarà sempre movimento sulla pagina dei Senza Giacca e su tutti i social dei Senza Giacca. Quindi rimanete con noi. E per quanto riguarda i post partita, ovviamente ci rivediamo ad agosto, quando inizierà una nuova e attesissima e bellissima Serie A.